Da 72 anni l'Istituto Professionale Edile si distingue sul territorio bolognese per la sua offerta formativa e le molte attività rivolte al consolidamento del valore della sicurezza sul lavoro per giovani e professionisti del settore edile. In questa puntata della nostra trasmissione vogliamo accompagnarvi dentro l'Istituto Edile attraverso alcune voci di chi frequenta i corsi dell'ampia offerta formativa e di aggiornamento, come quello di disegno tecnico, quello per addetto alla conduzione di gru in cantiere e quello di formazione tecnica superiore per esperto nella gestione di progetti di costruzione edilizia ad alta efficienza energetica. L'utilità del corso che sta seguendo qui all'Istituto Professionale Edile è un corso di formazione sul disegno tecnico. Spiega varie cose sui disegni, simbologie, tutte cose che magari sul cantiere non si ha modo di apprendere. Invece qua si approfondisce proprio la lettura completa del disegno, anche cose che io non ho mai fatto, ma ci hanno spiegato. Quindi come leggere il disegno e anche come realizzarlo? Come realizzarlo, tracciamenti, come interpretarlo, come leggerlo, come capirlo più che altro. I corsi sono tutti utili. Tutti i corsi che abbiamo fatto qua dentro. Comunque l'importante è sempre anche mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza. Esattamente, sulla sicurezza viene in primo piano perché lavorare bisogna non farsi male. Un corso dedicato alla specializzazione, diciamo anche all'aggiornamento di come manovrare la gru, sia pratico che teorico. Come si svolge e quali sono, diciamo, i caposaldi? Le cose che affiniamo qui così sono, diciamo, il controllo delle oscillazioni del carico prima di arrivare nel posto dove viene poggiato, girare mai con il carico all'altezza uomo, sempre sopra alla testa delle persone, avvisare prima di appoggiare il peso. Gli insegniamo anche come controllare quando le funi sono il punto di usura e tutte le funi che sollevano il peso, insomma, perché non succedano dei guai, insomma, ecco, sempre per la sicurezza. Esperienza qui all'Istituto Professionale Edile, con la formazione e l'aggiornamento. Ci sono cresciuto in questo istituto dal 99, la muravista, la bioedilizia, la muratura, e sono stati corsi che io ci ho messo l'anima e anche tanto tempo qua dentro, diciamo, perciò amo l'Istituto Edile perché è veramente un istituto nel bolognese che dà tanto e merita tanto. In questo corso qua praticamente facciamo sì un'esercitazione al sollevamento del braccio della gru con funi, salita, discesa, avanti e indietro col carrello, rotazione destra e sinistra con dei carichi sulla forca. È una mansione abbastanza delicata e piena di responsabilità. Bisogna stare in orecchio, in occhio e avere tanta pazienza. Sicuramente la macchina, la gru in un cantiere, diciamo, è se non altro quasi il mezzo più pericoloso, insomma, perciò il gruista bisogna che sia preparato il meglio possibile e sia anche capace, perché a far del male alla gente ci vuole un attimo. È un mestiere che richiede sempre la massima attenzione, insomma, ecco, bisogna sempre che uno stia lì sul lavoro e non in giro, ecco, con la mente, insomma, questo è una delle cose più importanti. La sicurezza in cantiere è fondamentale sia per te stesso e sia per la persona che hai vicino o intorno a te, perché come ben sappiamo tutti, in giro si sentono tante brutte notizie, tante cose brutte nei cantieri che succedono, e lì è sempre una cosa, un errore umano, è sempre una superficialità dell'uomo, dell'essere umano, che magari in quel momento lì sottovaluta quello che sta facendo. Perciò io credo che quando ci sei ci devi essere a 360 gradi. Sono docente del corso di tecnico esperto di gestione dei progetti di costruzione, che è un corso, diciamo, innovativo nel settore dell'industria delle costruzioni, perché ha lo scopo di creare questa figura di construction manager, quindi project manager delle costruzioni. È una competenza specifica, è una competenza che viene riconosciuta e quindi è una competenza che è necessaria
per gestire in modo coerente i progetti di costruzione, che sono sempre progetti impegnativi dal punto di vista dei costi, dei tempi, della qualità del prodotto e dei lavori da svolgere. Quali sono le aspettative riguardo a questo corso che sta seguendo? Principalmente avere un approccio più pratico alle conoscenze che ci sono state date in ambito universitario, quindi alla teoria avvicinare la pratica per il lavoro. Un'aspettativa ancora più pratica è magari avvicinarci maggiormente all'ambito aziendale o comunque insomma trovare un po' più facilmente lavoro, avere un canale diciamo un po' più preferenziale verso il mondo del lavoro, ecco. Al lato pratico, quindi, a parte le lezioni di teoria, si eserciteranno con software dedicati per capire quali possono essere gli strumenti che possono utilizzare nella gestione della commessa, nella gestione della commessa edile. L'Istituto Edile, con questi corsi di alta formazione che si possono equiparare a master universitari, vuole sempre preparare quindi i professionisti anche al cambiamento del mondo del lavoro. Esattamente, esatto. Poi sono tutti, diciamo, appartengono alle varie diciamo coloriture del mondo delle costruzioni, sono ingegneri, civili, edili, architetti, che hanno seguito differenti percorsi, ma con un unico sbocco che è quello del settore delle costruzioni, e quindi acquisiscono questa competenza trasversale e sarà sicuramente utile. L'Istituto Professionale Edile di Bologna ha realizzato una nuova app gratuita sulla gestione del rischio in edilizia, sviluppata all'interno del progetto SicurApp, strumenti per la prevenzione del rischio. È importante prima di tutto individuare le principali aree di rischio e cosa di fatto sia all'origine della mancata sicurezza sul lavoro. Si tratta di uno strumento che contribuisce alla diffusione di informazioni e procedure utili nell'ottica di una cultura della sicurezza capillare e a portata di mano. Uno strumento tecnologico efficace che fornisce risposte e indicazioni immediate. L'Istituto Edile, oltre a curare progetti europei di cui abbiamo parlato in puntate precedenti, ospita anche scambi formativi con enti di altri paesi improntati a un periodo in cui professionisti e studenti di diverse età e con storie ed esperienze differenti conoscono la realtà lavorativa del settore edile in Italia e si misurano, ad esempio, con attività di decorazione o restauro negli spazi dell'Istituto Edile di Bologna. Abbiamo raccolto le interviste di alcuni tra docenti e studenti provenienti dalla Spagna, coinvolti nel progetto di scambio Erasmus Plus tra l'IPLE e la Fondazione Lavoro delle costruzioni di Cantabria. Creo que la construcción es algo que siempre... Mi piace molto l'ambito delle costruzioni, penso che è qualcosa che sarà sempre attuale. Io in particolare voglio entrare nei pompieri del mio paese e questa scuola serve affinché io possa entrare in questa scuola. La verità è che siamo molto interessati a quello che succede, perché le tecniche in Italia sono molto differenti rispetto a Spagna e quindi possiamo vedere cose interessanti e nuove. Veniamo da Santander e stiamo vivendo l'esperienza Erasmus. Come tecnici di interni, restauro e decorazioni ci stiamo esercitando con varie tecniche, per esempio l'effetto marmo e l'effetto legno. Mi sembra interessante il corso promosso da IBLE, soprattutto rispetto alle risorse di materiali, strumenti e tecnologia che in Spagna non abbiamo. Riguardo all'IBLE e alla Fondazione Laborale di Spagna, raccomando ai ragazzi giovani di accedervi e formarsi, poiché avranno uno sbocco nel mondo del lavoro. Se iniziassero a lavorare in un'impresa da zero, non avrebbero occasione di esercitarsi sui compiti che stanno svolgendo adesso. Mentre in un contesto di formazione come questo e come quello che abbiamo a Santander, avranno sempre la possibilità di svolgere dall'inizio queste tecniche. Al momento di accedere al mercato del lavoro, avranno già una certa esperienza. Raccomando a tutti i giovani che sono curiosi e a cui piaccia il mondo delle costruzioni di iniziare un percorso di questi e di non perdere il tempo. Pues comenzar en un curso de esto si no ven otra salida laboral y que no pierdan el tiempo, vamos.
Soy profesor dentro de la fundación y actúo como acompañante para los alumnos que han venido en el programa. Sono un professore accompagnatore del programma Erasmus Plus. Dal mio punto di vista è un'esperienza molto importante per i ragazzi perché possono conoscere tecniche di altri paesi. A parte il mondo della costruzione les sta costando un poco a los alumnos reintroducirse a la formación. È un po' difficile avvicinarsi alla formazione nel settore delle costruzioni e in questo modo l'Erasmus Plus può essere un incentivo a formarsi e a non entrare direttamente in cantiere impreparati. L'esperienza è meravigliosa, stiamo conoscendo un ambiente diverso, una lingua diversa, un cibo diverso. Dentro all'Iple conosciamo tecniche di costruzioni che non abbiamo in Spagna, come per esempio gli affreschi, che sono qualcosa che in Spagna non si fa. Oggi stiamo lavorando con il tema del mosaico, ma abbiamo anche affrontato il tema dell'isolamento, che qui si chiama cappotto. In generale è un'esperienza molto buona, siamo contenti. Molto contenti. L'IPLE mette a disposizione dei lavoratori del settore delle costruzioni una app ricca di contenuti e strumenti di lavoro come il fonometro, lo scalimetro e il taccuino dei rilievi. L'app consente anche un aggiornamento continuo sui corsi in partenza e un collegamento diretto al sito dell'Istituto Edile. Per scaricarla basta cercare IPLE nel vostro App Store. I ragazzi allievi dei corsi IFP, Istruzione e Formazione Professionale per Operatore Edile alle strutture di IPLE, salutano gli spettatori di Edilizia Sicura prima di lasciare momentaneamente la scuola per intraprendere un lungo stage in azienda che li introdurrà concretamente nel mondo del lavoro. Li abbiamo incontrati prima della loro partenza, trovandoli motivati e soddisfatti. Io vado dal prof. Arfelli, che insegna in questa scuola, e mi aspetto un'esperienza molto prolifica, spero di imparare molte cose. E soprattutto spero di imparare meglio il lavoro di squadra, di imparare a lavorare con la squadra. Su questa scuola, sull'Istituto Edile, che cosa puoi dire? Ti piace frequentarlo? Sì, è un istituto che segue molto i ragazzi e ho imparato molto in questa scuola e mi piace comunque anche il laboratorio, il fatto di usare le mani, di imparare comunque questo mestiere. Mi piace molto lavorare in gruppo ed è il lavoro che vorrò fare comunque da grande, quindi sono molto contento. Edilizia Sicura! Tra i corsi di IPLE vi segnaliamo da lunedì 6 maggio aggiornamento per coordinatore alla sicurezza modulo 8, l'infortunio in cantiere, costi dell'infortunio, corso valido per l'aggiornamento per RSPP e ASPP. Sempre da lunedì 6 maggio, corso per muratore, murature ad alta efficienza energetica. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com attraverso le pagine social e sul canale YouTube.